C'era molta attesa su quello che avrebbe fatto la Banca Centrale Europea guidata da Mario Draghi in termini di espansione della politica monetaria. C'era grande attesa e c'erano due opinioni contrastanti. Da un lato possiamo dire che c'erano le colombe che chiedevano a Draghi una politica molto aggressiva in termini di acquisto di titoli pubblici. Dall'altro ci sono i falchi che invece gli chiedevano prudenza per evitare che una politica aggressiva possa produrre delle perdite nel bilancio della Banca Centrale. Che cosa possiamo dire? Possiamo dire che Draghi ha essenzialmente accontentato le colombe facendo una concessione ai falchi. Ha accontentato le colombe perché c'è una politica monetaria fatta da acquisti mensili di titoli pubblici per un ammontare di 60 miliardi su un orizzonte temporale esteso, almeno settembre 2016, e comunque finché non saremo certi che l'inflazione è tornata sul suo sentiero di stabilità. Ricordiamo che l'obiettivo è un'inflazione che deve essere in media vicina ma sotto il 2%. C'è stata una concessione ai falchi perché nel caso questa politica aggressiva producesse delle perdite, queste perdite non andranno tutte in capo alla banca centrale, ma verranno a distribuirsi, almeno in parte, per la gran parte, sulle singole banche centrali nazionali.